sai in sé, qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà, e in mezzo alla tempesta, la sua voce giunge al tuo cuore, quando passerai attraverso le acque io sarò con te, perché, perché tu appartieni a me. In mezzo al fuoco non sarà bruciato, no, perché, perché tu appartieni a me. Ci sono dei momenti che passi nella vita, quando tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, paure e ansietà, problemi e difficoltà, problemi e difficoltà, sembrano montagne nel cammino. A volte ti domandi perché, a volte ti domandi perché questi momenti, e stai lì a pensare, a ripensare. Verso le acque io sarò con te, perché, perché tu appartieni a me. Quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarà bruciato, no, perché, perché tu appartieni a me. Salmo 91. Ora nel riparo dell'Altissimo, a ben dall'ombra dell'Onnipotente, a ben dall'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio, il mio Dio, in cui confido. Quando passi verso le acque io sarò con te, perché, perché tu appartieni a me. Quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarà bruciato, no, perché, perché tu appartieni a me. Attraverso le acque di sarò con te, perché, perché tu appartieni a me. Quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarà bruciato, no, perché, perché tu sei tu. Vieni a me, sì, tu appartieni a me, sì, tu appartieni a me. Voglio invitare la Chiesa ad alzarsi in piedi. Possiamo insieme stare alla presenza del nostro Signore, adorandolo con tutto il nostro cuore, perché Lui è qui in mezzo a noi e vogliamo veramente entrare alla Sua presenza con adorazione, con umiltà e adorandolo con tutto il cuore. Alleluia, siamo qui
davanti alla sua presenza. Il Signore è la nostra roccia, la nostra forza, il nostro scudo. Entra alla sua presenza. Entra nella presenza del Signore con umiltà e adoralo. Grazie Padre Santo di ogni cosa che farai, mio Signore, di come tu guiderai, mio Signore, i nostri passi in questo giorno, per come guiderai i tuoi servi, mio Signore. Abbiamo bisogno di ascoltare la tua voce, la tua vera voce, mio Signore, i tuoi consigli, mio Signore, e in questa mattina ti chiediamo che tu parli, mio Dio, che il tuo servo ascolta. Grazie Dio d'amore, benedici i miei fratelli che in questa mattina sono qui, benedici quanti ci seguiranno da casa o da qualunque posto, mio Signore, e che veramente le tue grandi benedizioni possano scendere in ogni luogo dove si lode e si ringrazia il nome tuo. Grazie, benedici ancora e guida la corale e guida ogni cosa nel nome di Gesù, benedetto l'Eterno. Amen. Gloria a Dio. No, aspetta, Naomi. No, io devo, accomodatevi qualche minuto per piacere, io farò il primo intervento e poi lascio lo spazio. Gloria a Dio, poi proseguirà il fratello Paolo. Abbiamo qui in mezzo a noi oggi il fratello Salvatore Russo, sarà lui che porterà il messaggio da parte di Dio. C'è anche il pastore D'Angelo, il pastore Vitrano, ma il tempo è poco, gloria a Dio. Quindi, gloria a Dio, ringraziamo comunque il buon Dio per ogni cosa.
Ho voluto prima iniziare con la preghiera perché era giusto prima ringraziare Dio per ogni cosa che vuole Dio, prima di iniziare magari a dire delle cose che magari poi avremmo messo il Signore in secondo posto, giusto? E quindi siamo qui questa mattina siamo qui per ringraziare Dio, come abbiamo detto. Certamente non è un giorno come tutti gli altri per questa piccola comunità. Perché? Perché il fratello Giuseppe è stato chiamato alla casa del Padre e pertanto non può essere qui con noi. Ecco cosa è successo. E noi chi siamo che per dire: Signore, hai sbagliato perché lo hai fatto? Non siamo nessuno. E se poi magari un giorno, gloria a Dio, ci troveremo davanti a Dio chiedendo: Signore, perché quella volta ti sei preso il nostro caro fratello Giuseppe? Il Signore ci darà le giuste spiegazioni, ci darà il motivo perché. Perché come è stato detto ieri quando eravamo al funerale, gloria a Dio, quando si raccoglie qualcosa di un campo, si raccoglie perché è maturo, vero? Il frutto, tutto quello di buono. E allora a quel punto il Signore ha raccolto. La raccolta la sta facendo però grandemente, sapete? Perché tanti, tanti carissimi fratelli veramente sono stati chiamati. Noi ringraziamo il buon Dio per loro, sapete? Dice: la gioia del Signore non è solamente sorridere, perché per esempio ieri c'era poco da ridere in un funerale. Però la gioia del Signore è sapere che il nostro caro fratello, gloria a Dio, si trova in un posto migliore di questo, gloria a Dio. Certamente la famiglia la conosciamo, Giuseppe c'è Chiara qui questa mattina con tutta la famiglia, ha voluto partecipare ugualmente, gloria a Dio, ed è bello così, gloria a Dio, perché non si devono fermare, ho detto, devono andare avanti, continuare la loro vita. Hanno due bambini a casa che hanno di bisogno veramente adesso di più attenzione, ancora di più. Questo sicuramente lo faranno un po' tutti, lo faremo un po' tutti, attenzione, perché noi dobbiamo partecipare attivamente, gloria a Dio, a questo. Ringraziare il Signore per Giuseppe è il minimo che possiamo fare. Giuseppe, che è stato un carissimo fratello, è andato via in punta di piedi, sapete? Non ha nemmeno disturbato nessuno. È andato con i suoi piedi lì in quell'ospedale, ha messo firma per quello che doveva passare, anche se i medici gli avevano detto che l'intervento non era per niente facile, anzi c'erano altre possibilità che poteva andare male, ma lui ha firmato ugualmente. Però poi, gloria a Dio, ho visto alcuni messaggi che lui ha mandato i giorni precedenti, l'ultimo a me per esempio, pochi minuti prima di entrare in sala operatoria, dove mi ha scritto, dice: l'ultimo miglio e poi l'arrivo. Ho detto: perché mi dice questo Giuseppe? Dove sta andando? Perché si sente pronto e quindi ha capito che c'è già l'arrivo davanti a lui? L'avevo capito anche perché ci sono tanti altri messaggi che i fratelli potrebbero dare, però naturalmente non c'è il tempo di testimoniare di ciò che ha detto pochi giorni prima che se ne andasse. Anche l'ultima meditazione che ha fatto domenica ha parlato, dice: il nostro corpo cosa è, poi è come un sacco vuoto che viene preso. Quindi pensava che potesse accadere qualcosa del genere, ha affrontato ugualmente quell'intervento. Il Signore ha detto così e noi ringraziamo il buon Dio. Adesso bisogna ripartire, bisogna andare avanti, gloria a Dio. Per questa comunità era una colonna veramente. Noi ringraziamo Dio che per 3 anni lo abbiamo avuto in mezzo a noi. Abbiamo aperto, abbiamo fondato il Signore, si è servito di noi per appunto fondare questa piccola comunità. Lui è stato uno dei primi a essere presenti. Gli ultimi 3 anni della sua vita li ha passati però, gloria a Dio, bene, perché il Signore l'ha messo al suo servizio, gloria a Dio. Non l'ha lasciato seduto, gloria a Dio, anche perché quello era il suo desiderio. Infatti tante volte me lo diceva, sai, dice: sto servendo il Signore finalmente, dice. E quindi ringraziavo continuamente Dio per quello che gli donava. E fino alla fine, fino a ieri, sapete, gloria a Dio, perché
l'umiltà che aveva Giuseppe era molto particolare, è l'amore che aveva Giuseppe. Giuseppe non diceva mai di no, Giuseppe non contestava quasi mai niente a nessuno, anche se magari io gli dicevo qualcosa che non andava, lui mi diceva ugualmente sì. Era così Giuseppe, è l'umiltà, l'umiltà. E ieri quando è stato il funerale, quell'umiltà l'ha fatta valere fino all'ultimo istante che lui è stato in mezzo a noi. Signore ci benedica, fratelli cari, Dio vi benedica in quanti siete qui questa mattina, quanti siete che ci ascoltate da casa, la pace di Cristo Gesù sia con tutti voi, con tutti noi, e che questa mattina, gloria a Dio, almeno ci possiamo rallegrare con la parola di Dio e con le lodi che faremo al nostro Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica, gloria a Dio, corale, fratello Paolo. Forza, Signore. Puoi sentire solo la Chiesa.
desidero, alleluia, pregare ancora un momento con tutti voi, alleluia, nella pienezza dello Spirito Santo, alleluia, siamo tutti uniti, siamo un unico corpo, alleluia, e vogliamo innalzare quest'oggi una lode al Signore nostro, alleluia, Gesù Cristo, con tutto il nostro cuore. Oh Signore nostro, Dio, Dio nostro, tu sei il nostro consolatore nei momenti più difficili, alleluia, tu sei la nostra rocca, sei la nostra fortezza. Oh gloria al tuo nome, Signore, e noi veniamo a te nel nome prezioso di Gesù Cristo, alleluia, affinché a tutti noi possiamo quest'oggi, alleluia, uscire benedetti, grandemente benedetti dalla tua parola, Padre, che tu ci darai quest'oggi, perché abbiamo bisogno della tua parola. La tua parola deve essere vivente dentro di noi, alleluia, dobbiamo bruciare, alleluia, la tua presenza, sentire il tuo conforto e il tuo amore dentro di noi, come qualsiasi cosa non possa avvenire meglio di questa, Padre, sia questo noi, Signore, quest'oggi, alleluia, benedici questi fratelli e queste sorelle, soprattutto la sorella Chiara, Padre, in palma delle tue mani, Signore, e i tuoi figlioli, Padre, intercediamo per loro, perché tu li consolerai, tu darai a loro nuove forze, nuove energie per andare avanti, Padre, perché anche loro la testimonianza te la daranno, Padre. Oh gloria al tuo nome, Signore, grazie, Padre, grazie di ogni cosa, Padre, e nel nome del Signore Gesù Cristo ti chiediamo ogni cosa, che sei benedetto e consacrato in eterno. Gloria al Signore. Leggerò brevemente, alleluia, veramente non è facile in questi momenti essere, come dire, abbiamo avuto un'emozione, qualcosa che è profonda, veramente, che ci tocca veramente nell'interno della nostra vita e anche profondamente. E quindi ieri abbiamo visto veramente, anche sono venuti parecchi fratelli, sorelle, abbiamo potuto constatare come questi fratelli sono venuti e hanno veramente contribuito a questa funzione, sono stati tutti di pari consentimento, e io sono nell'afflizione mi sono rallegrato nel vedere questa unione. E quello che desidero dirvi quest'oggi, dobbiamo essere tutti più uniti, la Chiesa deve essere unita, la Chiesa di Cristo, alleluia, non deve avere divisioni, perché la Chiesa di Cristo deve essere una, alleluia, noi dobbiamo, alleluia, camminare, alleluia, nell'amore. Dell'amore, sperimentare l'amore sempre di più ogni giorno nella nostra vita. E l'amore, sapete, non sono chiacchiere, perché questa parola amore viene accusata, scusate, viene molto accusata, ma l'amore è qualcosa che noi veramente possiamo sperimentare solamente se obbediamo a Cristo, se veramente ci sottomettiamo nella sua potenza, nel suo amore. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Leggerò brevemente in Matteo, capitolo 18. Dio sia lodato. Amen. In quell'ora i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? E Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un piccolo fanciullo come questo in nome mio, riceve me. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Voglio fare un appostamento, perché ieri, entrando appunto nella camera mortuaria, ho guardato più volte il fratello, caro fratello Giuseppe, che è andato col Signore, e ho avuto l'impressione ben precisa di vedere un bambino. Non so se voi avete avuto questa sensazione, è stato qualcosa di meraviglioso dentro di me poter vedere il fratello Giuseppe accostarlo come se fosse un bambino. Sapete, i bambini, alleluia, sono ingenui, sono veramente, come dire, bisognosi di amore e d'affetto, e quindi quando vedono qualcuno che
vuole dare questo amore. Loro corrono in braccio al padre, alla madre, in maniera, come dire, profonda. E quindi ho visto io in Giuseppe non solo il lato spirituale che può essere inteso, ma anche nel lato materiale, come se fosse stato trasformato in un bambino. Gloria a Dio, visto un bambino, gloria al Signore. Fratelli, sorelle, dobbiamo diventare così. Non possiamo camminare sapendo, con la malizia, con le cose che il mondo, alleluia, ci detta. Non possiamo più farlo. Dobbiamo camminare come piccoli fanciulli. Sì, lo so, magari potrebbe essere una parola retorica, ma non è così. È il vero senso spirituale, che Dio ci trasformerà a sua immagine. Gloria al Signore, perché questo è il carattere di Cristo. Noi dobbiamo camminare come Lui vuole, col carattere che Lui desidera, non col carattere nostro. Dobbiamo abbandonarlo, questo carattere. Dobbiamo togliere tutto ciò che in noi, alleluia, ancora è un peso, alleluia, lo dobbiamo eliminare. Dobbiamo farlo questo sforzo, dobbiamo deciderci una volta per tutte. Non è facile, lo so, il cammino a volte non è facile, però ogni giorno, alleluia, deve essere inteso così. Eliminare sempre con l'accostamento a Dio, va bene, perché noi, fratelli e sorelle, da noi stessi, il peccato, non lo possiamo eliminare. Mettiamoci in testa, se noi diciamo di togliere il peccato noi stessi, ci prendiamo pure in giro. Alleluia. Quindi allora il Signore deve essere in noi, come dire, la roccia dei tempi, di ogni cosa. Avere questo desiderio di eliminare ogni sporcizia che c'è in noi deve essere il cammino di un vero cristiano. Amen. Amen. Io penso che sia questo. Gloria al Signore. Alleluia. E quindi finisco con il verso 12, che dice: che ve ne pare, se un uomo ha 100 pecore e una di esse si smarrisce, non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli capita di ritrovarla, io vi dico in verità che si rallegrerà più di questa, che delle 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno di questi piccoli perisca. Quindi concludiamo, apriamoci come bambini. Alleluia, pensiamo come bambini, amiamo come bambini. Alleluia, siamo veramente in questa barca e dobbiamo andare fino in fondo, perché Gesù ci ama. Alleluia, è venuto per salvarci, e non solo per salvarci, ma per guarirci da ogni male, anche spirituale e male materiale, tutto ciò che è secondo la volontà di Dio. Gloria a Dio. Amen. Amen. Gloria al Signore. Adesso il pastore fratello, Russo, no, fratello, chiamiamo il fratello. Aspetta, però fai come tanto la cola. Alleluia, vogliamo cantare insieme, Padre. Thank you.
ricevi gloria, ricevi onore, tutta la gloria, ricevi tutto l'onore, prezioso figlio di Dio. Ricevi tutta la gloria, Padre. Ricevi tutto l'onore, prezioso figlio di Dio, ricevi tutta la gloria, ricevi tutto l'onore, prezioso figlio di Dio. Dal cielo scende la tua benedizione. Apri i cieli su di noi, Signore. Alzo gli occhi ai cieli. Dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto verrà di colui che ha fatto i cieli e la terra. Yeah.
Ritornare come piccoli fanciulli. A che mi ha confermato quello che sto per dire, e credo che la parola di Dio non può cambiare. Per anni ho studiato, ho investigato le scritture, approfondendo studi biblici, ma in questo periodo il Signore mi dice di ritornare come piccolo fanciullo nelle cose basilari. E così voglio invitare, quanti hanno una Bibbia nelle mani? Mettiamo la mano nella parola del Signore, crediamo a quello che facciamo. La scrittura ci insegna che Egli è spirito e vita. Amen. E le parole che Egli dice sono spirito e vita. Amen. Amen. La Chiesa di oggi si è seduta a vedere Gesù Cristo, ma la donna del flusso di sangue toccò Gesù. Amen. Amen. Cosa voglio dire, fratelli? La Chiesa si è seduta a vedere Gesù, ma vedere Gesù è la continuazione di quello che vedi. Il toccare significa continuare a vedere, continuare a percepire le vibrazioni, la verità del Signore. Ora, quando noi mettiamo la mano nella parola del Signore, dobbiamo sentire il cuore del nostro Signore Gesù. Dobbiamo sentire che il Signore oggi ancora una volta è vivo. Può parlarci. Gloria al nome del Signore. Io sento la presenza di Dio. Il Signore è il nostro avvocato. Ed Egli è salito nel cielo. Abbiamo un avvocato nel cielo. Non per giustificare e provare la nostra innocenza, perché noi non siamo innocenti, assolutamente no. Tutti abbiamo peccato. Amen. E il salario del peccato è la morte. Amen. Ma Egli è il nostro avvocato, non per giustificare la nostra innocenza, fratello, ma per dare valore al sangue, Amen, al sacrificio di Gesù Cristo. Gloria a Dio. Allora, quando io metto la parola, la mano nella parola del Signore, sento, alleluia, alleluia, le vibrazioni. Gesù che mi ama, Gesù che è ancora vivo, che libera, che guarisce. Amen. Gloria al nome del Signore. Non voglio rubare altro tempo, ma vi invito, fratelli, a leggere il capitolo 5 di Marco, la quale ci insegna che c'è un uomo posseduto. Alleluia. Nello stesso capitolo troviamo, alleluia, la donna del flusso di sangue, la continuazione, quella fanciulla che viene risuscitato. Gloria a Dio. Alleluia, c'è un nesso in tutto ciò. Amen. Alleluia, prima c'è una liberazione, poi c'è una guarigione, e poi c'è una resurrezione.
La presenza di Gesù. Quale grande gioia! La Chiesa non si deve fermare a guardare Gesù, ma deve incorrere, deve abbracciarlo, deve toccarlo. Perché Egli è vivo. E se Lui vive, anche noi risusciteremo. Quale grande gioia! Alleluia! La presenza di Gesù. Poche parole, semplici. Non il dettaglio, sai, il colore significa questo, l'altro significa quello. Grande parole. La Chiesa si deve unire a pregare. Alleluia, perché tutti abbiamo peccato. Ritorniamo alla croce. E vedremo la gloria di Dio. Amen. Il Signore sia lodato. E ci benedica. Pregate per me. Amen. Amen. Santo,
grazie per la tua presenza, Padre. Oh Dio meraviglioso che tu lo sei, Signore. Grazie per questa mattina sei presente. Grazie. La tua bontà è più della vita. Certamente abbiamo delle opinioni diverse, questo è consentito perché non siamo
possiamo essere, pensarla proprio, proprio allo stesso modo, ma per quanto riguarda, alleluia, la fede, per quanto riguarda, dicevo, per quanto riguarda la fede, non possiamo che accettare questa confessione di fede tutti allo stesso modo. Vivere la fede in Cristo è qualcosa che dobbiamo, alleluia, continuare a fare, non ci dobbiamo fermare. E il Signore ci dice in Apocalisse che dobbiamo ritornare al primiero amore. Fratelli e sorelle, ve lo dico nell'amore del Signore, ritorniamo tutti al primero amore. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Adesso chiamerò il pastore, alleluia, che è qui con noi, è venuto a trovarci da Modica, la comunità di Modica, alleluia, il pastore Russo, che gentilmente può volarsi. Alleluia. Grazie. Dio sia lodato, veramente. È buono il Signore. Amen. Siete stanchi? Siete stanchi? Che non vorrei che tutto il tempo che abbiamo trascorso per cantare poi abbiamo tolto una buona parte della parola di Dio. Quella è più importante di ogni altra cosa. Perché la Scrittura dice che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore. E io come voi ho bisogno ancora questa mattina di pregare, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Gloria, siete d'accordo con me? Allora se vi unite insieme a me, io chiederò il mio capo e chiederò al Signore l'aiuto di cui ho bisogno. Gloria a Dio, perché il nostro problema sta nelle mani del Signore. Amen. Io non ho nulla per voi, gloria a Dio, ma se c'è qualcosa che il Signore ha preparato è nelle mani del Signore. Gloria a Dio. Padre Santo d'amore, vengo davanti alla tua presenza così come sono, Signore, come l'ultimo dei tuoi servi, Signore, e mi sono presentato in ubbidienza alla tua volontà, Signore, per ministrare loro quella parola che tu hai già preparata per ognuno di noi, affinché possiamo essere risollevati nello spirito, nell'anima, Signore, ed essere consolati di quella consolazione che solo tu puoi trasmettere al tuo popolo. Amen. Signore, grazie. Alleluia. Signore, oh meravigliosa la tua presenza, Signore, a te rendo la gloria e ti ringrazio anticipatamente. Alleluia. Perché siamo certi che ancora ci benedirai, Signore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Vogliamo aprire la parola di Dio, fratelli, nella lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una tale parola per proseguire il nostro cammino appresso il nostro Salvatore. Al capitolo 8 leggeremo dal verso 18 in poi. Penso che conoscete tutti questo brano, ma questa mattina è per noi. Amen. E per coloro che ci ascoltano anche attraverso internet, li salutiamo e li benediciamo dalla casa del Signore. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua volontà. Gloria a Dio, alleluia. L'ha sottoposta nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Amen. Sappiamo infatti che fino ad ora tutti
tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, geniamo dentro di noi, aspettando l'adottazione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza, difatti quello che uno vede, perché lo deve sperare ancora? Ma se speriamo in ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo, ancora lo Spirito sorviene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma è lo Spirito che intercede, egli stesso per noi, con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha proconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Amen. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo è colui che è morto ed è più, è resuscitato, è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore che in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Diciamo amen alla parola. Amen. Accomodatevi, gloria al Signore, e lo ringraziamo con tutto il nostro cuore. Alleluia, per noi servi del Signore, presentarsi davanti al popolo di Dio è sempre la stessa emozione, come se fosse la prima volta. Gloria a Dio, perché come è scritto qui nella sua parola, noi non sappiamo neppure pregare. Abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio intervieni nella nostra vita, che ci visita durante la notte, che siamo stati davanti alla sua presenza, per poi poter incoraggiare i nostri fratelli, per dire loro: fratello, vai avanti, il Signore è la nostra forza. Attraverso i canti ci siamo rallegrati, siamo stati edificati, e in ogni canto che è stato cantato questa mattina era nascosto un messaggio per ognuno di noi. Abbiamo sentito che il Signore ci diceva: non temere, io sarò con te. Quando passerai per le acque non ti affogheranno, la fiamma non ti divamperà, perché io sono con te. Gloria a Dio. E in questi giorni che siamo stati a contatto con fratelli che non vedevamo da molto tempo, ci siamo rallegrati anche nell'afflizione, perché è stato per noi un distacco veramente traumatico la perdita del nostro caro ed amato fratello Giuseppe, ma questa consolazione abbiamo nel cuore, sappiamo che è andato con il Signore, che ci ha preceduti, gloria al Signore, e quando il Signore ritornerà, alleluia, anche noi saremo tutti ricongiunti, vedremo tutti quelli che ci hanno preceduti e ci rallegreremo nella presenza del Signore. L'Apostolo Giovanni dice: fratelli, saremo simili a Lui.
bello, è vero? Ma la scrittura dice: chiunque ha questa speranza, che deve fare? Ditelo voi, fratelli. Chiunque ha questa speranza si purifichi per come egli è puro. Abbiamo ascoltato la parola di Dio dove il Signore ci chiama a ritornare come piccoli fanciulli, nella semplicità. Ognuno di noi ha fatto questa meravigliosa esperienza dal momento in cui ha accettato Gesù nel suo cuore, e come dice la scrittura abbiamo lasciato che ogni cosa si allontanasse dalla nostra vita. Eravamo gioiosi, non ci curavamo più di niente, abbiamo lasciato tutto per amore del Signore ed eravamo semplici nel nostro cuore, la gioia pervadeva la nostra vita. Poi piano piano qualcosa è accaduto. Il diavolo ci ha giocato un brutto scherzo, non dico di tutti perché ci sono anime, servitori che hanno mantenuto alto il nome del Signore, ma alcuni mi sono lasciati influenzare dal Signore con quelle piccole cose che il diavolo ti diceva: ma questo non è peccato, non ti preoccupare. E piano piano abbiamo ripreso quelle cose che avevamo lasciate, e questi ci hanno fatto perdere la vittoria. Gloria al Signore. E quando scorriamo la parola di Dio e la leggiamo con un vero sentimento, sentiremo che il Signore non si compiace nel comportamento di alcuni. Quando nella nostra vita comincia, scusate se poi arriva qualche sluro, non prendetelo come un'offesa personale, ma lasciate che il Signore lavori nel vostro cuore per far sì che ognuno non perda la vittoria nel Signore. Anche le cose negative, fratelli, sono per il nostro bene. Abbiamo letto questa mattina che tutte le cose cooperano al bene per coloro che sono chiamati secondo il suo proponimento. È bello, fratelli, lodare il Signore quando tutto va bene. Alleluia. È bello quando ci mettiamo davanti al popolo di Dio, rendiamo testimonianza e diciamo: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, e i fratelli si rallegrano, glorificano il nome del Signore. Poi arrivano le prove, quelle vere. Quelle vere, fratelli, abbiamo detto in questi giorni che le prove sono necessarie, sono per la nostra crescita spirituale. E attraverso le prove cresciamo con sofferenza e nel nostro cuore: grazie Signore, perché tu sei il mio aiuto. Alleluia. Il diavolo ha scavato delle trappole davanti a me. Alleluia. E se leggete la Bibbia ci sono esperienze personali anche dei grandi uomini di Dio che sono caduti, però si sono anche rialzati. Gloria a Dio. Alleluia. Lo Spirito di Dio, alleluia, ci ha consolati, ci ha ristorati. Alleluia. Verrà il turno di ognuno di noi, grazie, dove il Signore metterà il vostro cuore, la vostra vita in una prova. Se supererete quella prova, alleluia, sarete affinati. Alleluia. Il Signore ci prova attraverso il fornello dell'affezione. Gloria a Dio. Ma non lascia il suo popolo così, con uno spirito di gravezza. Alleluia. Durante la prova egli sarà vicino a te, sentirai uno spirito di consolazione e accanto a te. Non temere, ti dice il Signore, io ti aiuto, sono qui per prenderti per la mano destra. Gloria a Dio. Ieri il fratello Rosario diceva: Giuseppe era per me, alleluia, un braccio, il mio braccio, che era un grande sostegno nella comunità. E io ringrazio il Signore perché l'ho visto crescere questo giovane, alleluia, oltre ad essere un fratello e anche mio nipote in carne. Gloria a Dio. L'ho visto proprio nascere, cresciuto, e mi sono rallegrato quando ho visto che cominciato a servire il Signore. E ho citato le parole al nostro caro ed amato fratello Rosario, quelle parole che Dio pronunciò a Giosuè quando attraverso la morte di Mosè Giosuè disse: e ora? E il popolo di Dio, chi lo introdurrà nella terra promessa? E il Signore disse: non temere, come sono stato con Mosè, mio servitore,
io sarò con te, io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io ti ho dato ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà. E Giosuè, animato della potenza di Dio, portò il popolo del Signore, alleluia, nella terra promessa. Gloria al nome del Signore. Ed era uno di quelli che avevano reso testimonianza quando, al tempo in cui Mosè mandò le spie per vedere quello che il paese produceva, mandò le spie e solo due ritornarono, Giosuè e Caleb. Ma tornarono a mani vuote, fratelli? No, portarono i frutti, mentre tutti gli altri, quando videro i giganti, videro le difficoltà, videro tutto quello che, alleluia, non potevano avere perché la loro mente era carnale, non erano spirituali, così come tutti quelli, fratelli, che sono carnali e vorrebbero entrare nel regno di Dio con le loro proprie forze. E quando arrivarono disse: fratelli, c'erano i giganti là, ma noi sembravamo delle locuste, ma come possiamo noi conquistare quella terra? E il popolo cominciò a scoraggiarsi. Ma quando arrivò Giosuè e Caleb, avete letto questa mattina, questi furono due di quelli che hanno detto: ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Disse: fratelli, guardate che frutti portarono sulle spalle. Avevano una stanga con dei grappoli di uva, ceste con delle mele grane. Disse: vero, ci sono i giganti, ma il Signore è con noi. Vogliamo lodarlo. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Io vi guardo e mi rallegro nel Signore, perché ognuno di voi vedo il volto di Gesù. Siete stati riscattati col sangue di Gesù. Gloria a Dio. E quello che il Signore vuole da ognuno di noi, alleluia, è che noi ci amiamo gli uni e gli altri. Giovanni per lo Spirito disse: il Signore è un ordine del Signore, questo vi comando, che voi vi amiate gli uni e gli altri. Quando qualcuno viene a parlarti male del fratello, rifiuta, non accettare nessuna accusa, copriti col sangue di Gesù e esorta il fratello per dire: fratello, il fratello forse ha sbagliato, io non lo so, ma non accetto nessuna accusa. E se qualcuno ha sbagliato, fratelli, dice la scrittura, e noi lo dobbiamo riprendere come? Con moderazione, in privata sede, senza mai parlare male di nessuno, perché quando il Signore ritornerà, fratelli, ci vuole trovare insieme. L'ordine di Dio, fratelli, è procacciate pace con tutti. No, fratello, ma quello là però mi ha fatto molto male. E allora la scrittura dice: se tu sai che qualche fratello ti ha offeso, vai. Oggi invece ci condanniamo, ci accusiamo, ci giudichiamo, abbandoniamo la comune nostra radunanza perché pensiamo di avere ragione. Ma non disse il Signore che le nostre giustizie davanti a Dio sono solo un panno sporco? Ieri mi è sembrato di sentire lo Spirito Santo che siamo stati salvati per grazia. Nessuno di noi meritava niente e nessuno di noi al di sopra di nessun altro. Anzi, la scrittura dice, e mi riferisco anche ai servi di Dio, cominciando da me: ognuno stimi gli altri più che se stesso. Smettiamola col pensare che siamo al di sopra. Ma di chi? Nessuno. Io sono salvato per grazia. Gloria a Dio. Se questa mattina sono qui davanti a voi nella presenza di Dio, alleluia, è perché sono stato salvato per grazia. Gloria a Dio. Non sono io che ho scelto il Signore, è Lui che ha scelto noi. Ci ha scelti. Alleluia. Ci ha scelti. Siamo stati scelti. Gloria a Dio. E durante il cammino Egli si rallegra o si compiace di prendere qualcuno e portarlo nella sua presenza. Non vi siete trovati in una situazione in cui
eravate afflitte, travagliate, combattute e avete detto nel vostro cuore: Signore, ma di chi io mi picchi? L'avete detto, io l'ho detto, l'ho detto. Perché come Paolo noi siamo, possiamo dire, per me il vivere è Cristo, ma il morire è guadagno. E il cessare di ogni sofferenza, perché sappiamo dov'è che noi andiamo, perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Gloria al Signore. Ora qui la scrittura dice: tutte le cose cooperano al bene. Il Signore ci ha chiamati ad un'alta e superna vocazione. Quando ci raduniamo dobbiamo venire qui per essere edificati. Gloria al Signore. E se abbiamo sbagliato, se il Signore ci castiga o ci dà qualche pacchettata, grazie Signore. Grazie Signore, grazie Signore. E io sto aspettando che questa mattina, prima che finisce il culto, questo luogo, come disse il fratello, diventi l'alto solaio. Gloria al Signore, alleluia, che tutti insieme, alleluia, possiamo glorificare il Signore in altre lingue, non perché vogliamo imitare chissà che cosa, ma perché vogliamo sentire il fuoco dello Spirito Santo sopra di noi. Se tu ancora non l'hai ricevuto, comincia innanzitutto a umiliarti, a chiedere perdono. Signore, svuota la mia coppa questa mattina, perché voglio sentire il fuoco dello Spirito Santo sopra di me. La scrittura dice: erano tutti ripari con sentimento, tutti pensavano una sola cosa, erano lì, aspettavano la promessa, avevano obbedito al comandamento di Gesù dicendo: andate in quel luogo, in Gerusalemme, e lì aspetterete finché non avrete ricevuto la promessa del Padre mio. E loro, in obbedienza, con semplicità, come piccole fanciulle, gloria a Dio, avevano sperimentato la potenza di Dio, erano testimoni, erano consapevoli che quello che Gesù diceva si avverava alla lettera. Avevano visto i miracoli, si sono rallegrati nel vedere la testimonianza della donna dal flusso di sangue, alleluia, che quando Gesù si fermò, alleluia, lei si sentì scoperta, e quando Gesù disse: chi mi ha toccato? E i discepoli sono qua: fratello, maestro, qui tutti ti toccano. No, tutti possiamo dire gloria a Dio, alleluia. Ma Gesù disse: una virtù è uscita da me. Disse: sono stata io, maestro. Gesù la guardò con occhi compassionevoli e disse: va, la tua fede ti ha salvata. Il centurione romano che, alleluia, non guardò il suo grado, gloria al Signore, ma andò con umiltà davanti al maestro e gli disse: Signore, ti prego, io ho un parente gravemente malato, ti prego, vieni a casa mia, guariscilo. Alleluia. Mentre il centurione romano parlava, i farisei, gli scribi, osservavano Gesù per vedere quello che egli faceva. Un romano, un nemico. E Gesù disse: io verrò e lo guarirò. Alleluia. Ma quello disse: maestro, perdonami, io sono un ufficiale romano e sotto di me ho dei servi, e se dico a qualcuno va, lui lo fa, non c'è bisogno che io vada a controllare, sono certo che egli ubbidirà al mio comando. Così tu, Signore, di una sola parola, una sola parola, quello che può fare la potenza di Dio, una sola parola. Gloria a Dio. Di una sola parola. Stai chiedendo questa mattina qual è il tuo bisogno? La parola di Dio che giunge dall'alto questa mattina ti impone a chiedere al Signore di operare nella tua vita. Di una sola parola. E qualunque sarà il tuo bisogno, il Signore è già lì per consolarti. Alleluia, sento che la mano del Signore, alleluia, è aperta sopra di noi questa sera.
qualcuno questa mattina. Alleluia, non è un culto speciale, perché ogni volta che ci raduniamo è un culto speciale. Non c'è bisogno che lo diciamo, un culto speciale, ma è sempre un culto speciale quando c'è la presenza di Dio. Gloria a Gesù. Una volta, fratelli, mi sono trovata a predicare in una casa di riposo, tutta gente anziana, semplici, gloria a Dio, e sentivo che lo Spirito di Dio era lì presente insieme a noi, e cercavo di far capire loro che il Signore era presente, ma erano anziane, volevano, come dire, avere qualcosa, come qualcosa visibile. E allora presi una sedia, la mise accanto a me e disse: Gesù, ti prego, siediti accanto a me. I fratelli guardavano quella sedia e disse: guarda, voi non lo vedete, ma Gesù è qui, è seduto accanto a me, la sua presenza ti sta guardando. Questo provocò un entusiasmo, una gioia, era come se lo vedevano, è come se Gesù si era materializzato davanti a loro, e procurò una grande gioia in mezzo a quelle persone che erano lì raccolte per ascoltare la parola di Dio. Ma se io vi dico questa mattina, il Signore è qui, voi lo vedete, lo state vedendo, è qui presente a me, la sua mano è sopra di me, e io lo glorifico con tutto il cuore. Gloria a Dio, non ho parola d'arte per esprimergli la mia gratitudine. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Gesù. È qui. Sabato ti fa bene, padre. Ed egli ti guarda e sta toccando il tuo cuore, travagliato ed amareggiato. Ma il Signore è venuto per rialzare il povero, il misero dalla polvere, per consolare il cuore delle vedove, per rialzare il cuore, alleluia, che è abbattuto. Io ti amo di un amore eterno, ti dice il Signore. Io ho dato le nazioni per te, tu sei mio, mi appartieni. Oh, gloria a Dio, gloria al Signore. Beata l'anima assetata, perché il Signore riempirà la tua vita e ti consolerà di una grande consolazione, e attraverso di te il Signore chiamerà altre anime, perché gli sarai di testimonianza e potrai finalmente dire: io amo il Signore, perché gli ascolta la mia voce. Invocalo questa mattina con tutto il tuo cuore. L'esperienza che facciamo ogni giorno con il Signore, alleluia, non è qualcosa di astratto. Noi lo abbiamo sperimentato personalmente. E quando rendiamo testimonianza, diciamo il vero. Se io dico che il Signore è qui presente, è perché sento la sua presenza. Non ho motivo di dirvi che il Signore è presente se non lo sento, se il mio cuore è contaminato, se le mie labbra sono sporche. Non posso assolutamente rientrare nella categoria degli ipocriti. Un giorno il Signore mi fece comprendere che il Signore fa scorrere la sua parola solamente in canali purificate, non in labbra contaminate. Per cui, se voi sentite che lo Spirito di Dio scorre nella vostra vita ed egli vi fa parlare del suo amore, della sua grazia, alleluia, potete avere la certezza che il Signore è con voi. Alleluia. Eppure è vero che molti hanno perso il primo amore e hanno solo un nome da vivere, fratelli. Evangelici di nome, che poi i frutti non corrispondono alla verità. Ma agli occhi del Signore tutto il mondo è scoperto. E questi avranno una amara delusione quando il Signore ritornerà. Perché vanteranno solo le loro opere, non quello che il Signore ha affidato loro,
diranno: Signore, noi abbiamo fatto miracoli, potenti operazioni, nel tuo nome abbiamo parlato. E Gesù dirà loro: io non vi ho mai conosciuto. In questa categoria rientrano tutti coloro che furono mandati da Gesù. Sapete, quando il Signore affidò i ministeri e disse andate, erano più di 70. Affidò loro l'incarico. Quando ritornarono erano pieni di gioia e dissero: Signore, abbiamo visto che nel tuo nome persino i demoni ci sono sottoposti. Ed erano pieni di gioia, come quelli che vediamo ai nostri giorni, fuoco di paglia. E Gesù disse: non vi dovete rallegrare di questo, vi dovete rallegrare che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Poi egli giubilò in spirito, disse: Padre, io ti rendo onore e gloria perché tu hai nascosto queste cose ai savi, ai savi, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Dio aveva affidato loro un incarico, per un certo tempo operarono nel nome del Signore, poi Gesù mise alla prova e cominciò a parlare un messaggio che era diverso, era per loro, e quelli cominciarono a dire: mistica, Signore, il tuo linguaggio è duro, chi ti può sentire? E se ne andarono. Solo i discepoli rimasero. E Gesù disse: me ne volete andare pure voi? Nessuno vi trattiene. E Pietro si fece avanti. Maestro, ma chi ce l'andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Gloria a Dio. A chi ce l'andremo? E questi sono quella categoria di persone che un giorno diranno: Signore, Signore, noi abbiamo fatto tali cose, abbiamo fatto così, abbiamo fatto colà, e Signore, se io non vi ho mai conosciuti, andate via da me, operatore di iniquità. Dio vede la formica nera nella notte nera, sulla pietra nera, tutto è nudo e scoperto ai occhi del Signore. Alleluia. Se riconosciamo che c'è qualcosa che non va nella nostra vita, Signore, ora, non domani, ora, prima che lasciamo questo luogo, Signore, perdonami, lavami col tuo sangue, se ci sono delle incomprensioni tra i fratelli. Alleluia. Non venire qui a lodare il Signore, ma dice la scrittura: posa la tua offerta, mettila qui davanti all'altare, poi vai a trovare tuo fratello, riconciliati, poi vieni e offri la tua offerta al Signore. Amen. È la parola di Dio, fratelli. Alleluia, non sto aggiungendo nulla, non sto togliendo nulla, è il puro Evangelo che è stato predicato dagli apostoli ed è giunto fino ai nostri giorni. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. C'è una lode per il Signore. Alleluia. Mi sto annoiando, se mi sto annoiando io posso anche chiudere all'istante. Ma se volete ricevere questa mattina quella benedizione che il Signore ha già pronta per voi, dice: ma io già ho ricevuto una buona porzione. Gloria a Dio. Vogliamo di più. Gloria a Dio. Io voglio di più dal Signore, voglio di più, perché le misure di Dio come sono? Lo sapete come sono? Sono piene. Alleluia, è come un sacco che il Signore riempie, lo sfoga e lo fa traboccare. Ecco perché qualcuno dice: Signore, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa arriva fino all'orlo. Dice così, la mia coppa trabocca. Gloria al Signore. Ed è bello quando i fratelli si ritrovano insieme, perché questo, dice la scrittura, è come l'olio eccellente che viene versato sopra il capo di Araonne, che gli cola sulla barba e tutti i suoi vestimenti fino ai calzari, perché qui, vi dice il Signore, ha stabilita la benedizione e la vita eterna. Dove? Nella sua presenza. C'è una lode per Gesù, per il Signore. Alleluia. Per Gesù, con tutto il cuore.
E allora vogliamo dire: Signore, opera nella mia vita. Grazie. Opera nella mia vita. E come disse questa mattina il Signore, se c'è qualcosa che non va, mettiamo a posto la nostra vita. Ieri al cimitero abbiamo detto una frase che ci ha colpito, che viene ripetuta spesse volte. Giuseppe disse: sono pronto, prima di essere accolto nella sua presenza. Siamo pronti? Onesti, dobbiamo essere onesti. Siamo pronti? Io lo so. Tu lo sai, sorella, io lo so. Ognuno sa quello che c'è dentro il suo cuore. Alleluia. Dio conosce il nostro cuore. Nessuno sa le cose dell'uomo se non l'uomo stesso. E allora mettiamoci a posto e diciamo: Signore, prima che tu ritorni, alleluia, fa che il mio cuore sia pienamente completo, libero, alleluia, per poter ricevere quello che io ho già, alleluia, chiesto, alleluia. E nell'ora in cui tu non sai, il Signore verrà nella tua vita. Dio ha già preparato per te la via di uscita in quella prova che sembra interminabile, alleluia, in cui tu dici: Signore, quanto tempo devo ancora aspettare? Il Signore ha già disposto per te la liberazione, alleluia. Il Signore frantumerà ogni ostacolo che il diavolo ha posto davanti a te e ti darà una grande liberazione e renderà testimonianza delle opere meravigliose che il Signore ancora in nostri giorni compie in virtù del suo sangue. Gloria a Dio. Alzatevi in piedi, perché voglio pregare, voglio sentire che questa mattina il vento dello Spirito soffia sopra di noi. Gloria a Dio, gloria a Dio. Entriamo nella sua presenza. C'è un canto che dice: lascia scorrere su di te la presenza del Signore. È tempo di cercare il Signore. Alleluia. Ognuno di voi questa mattina, alleluia, realizzi la sua presenza nella vostra vita. E mentre comincerai a lodare il Signore, alleluia, sentirai questa mattina la mano del Signore potente, operosa nella tua vita, e ti rallegrerai nel Signore. Alleluia. Alleluia, c'è qualcuno che dice nel suo cuore: Signore, qual è la mia posizione davanti a te? E il Signore ti dice questa mattina: io mi rallegro che tu odi le opere, alleluia, malvagie, ma una cosa sola contro di te, che tu hai perduto il primiero amore, la primiera carità. Gloria a Dio. Ritorna a me, dice il Signore, perché io ti ho riscattato. I tuoi pensieri non sono i miei pensieri, né le tue vie le mie vie. Lasci l'empio le sue vie e non benigno i suoi pensieri, e si converta al Signore, al Dio nostro, poiché egli è un grande perdonatore. Lascia scorrere ora, Gesù, ora, Gesù. Lascia scorrere su di me. Adoriamolo, adoriamolo, adoriamolo. Santo,
Yeah.
Signore, richiama davanti alla sua presenza.
sono qui in mezzo a noi e vogliamo chiedere al Signore che consoli il loro cuore, che li salvi da questa perversa e corrotta generazione, facendo di loro dei figlioli di Dio per essere uniti alla grande famiglia del Signore. Gloria al nome del Signore. Volete accettare Gesù quale vostro personale salvatore? Non abbiamo parole adatte per esprimerti la nostra gratitudine.
ricevi la nostra lode, Signore. Amen. Con tutto il cuore ti diciamo grazie. Grazie. Come tu hai ordinato a Mosè, Signore, è un ordine da parte tua, dicendo: quando benedirete i figli di Dio userete questa formula. Il Signore ti benedica e ti guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di te e ti sia propizio. Il Signore ti dia la pace e metteranno il mio nome, dice il Signore, sopra i loro figli e io li benedirò. Amen. A Dio tutta la lode nel nome di Gesù. Salutiamo anche coloro che ci hanno seguiti, che il Signore vi benedica e rimanga la pace del Signore nelle vostre case per Gesù Cristo nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica.